Il Grado Indas che arriva a terza fase, girone 27 di fronte a Atletico Malò e Ido Thermo Center. Buona giornata Antonio. Con Atletico Malò che si schiera con Landa in porta, che Giacaronesi e De Angelis nella linea difensiva, Mascioli e Poselli a centrocampo, Bomber Zucco di punta. Atletico Malò che parte deciso, bene padrone del campo con fitte trame di passaggi. Subito al terzo minuto, Caronesi per Zucco, il tiro di sinistra, però alto sulla traversa. Passa qualche minuto e Mascioli cerca la sponda di Zucco, riceve Caronesi, il tiro, si va a insaccare, tiro di destro del numero 21, leggermente deviato, ma che vale il vantaggio, Atletico Malò, Caronesi che ringrazia l'assist del numero 7. Quindi vantaggio quando siamo giunti al quinto minuto. Poco dopo prova ancora il forse in Atletico Malò, Mascioli in testa, spedisce alto per il suo calcio d'angolo. Dottorno Center che ci prova al decimo, la penetrazione sulla punta, il tiro è però ben respinto da Lando. Sulla conseguente rimessa laterale però è ancora il numero 4 che con un gran sinistro va a togliere la ragnatela dall'incrocio dei pali e firma il pareggio quando siamo giunti al decimo minuto. Atletico Malò che ci riprova, qui Mascioli con un tiro da lontano impegna il portiere che respinge male, poi Zucco prova al tapin ma è contratto. Quando Malò che prova, se ne insistite per la terra, qui un 1-2 tra Zucco e Caronesi, ha sprecato però il numero 21 per uno stop impreciso. Giunti al quindicesimo per una punizione, Atletico Malò ci prova Mascioli. Il tiro è forte però molto centrale, il portiere respinge il calcio d'angolo. Si riprova ancora la squadra di casa, collaborazione Caronesi, Zucco, Mascioli, il tiro di esterno destro del numero 11 fa sul palo, poi Poselli da buona posizione spara a lato di Po. Qui azione assistita di Zucco che perde palla, però Mascioli prova a recuperarla, Poselli a tenerla in campo, Zucco guarda il Caronesi che la ritorna a Poselli che è bravo a saltare dietro l'avversario, prova a fare il tiro ma ancora il portiere respinge. Che pure punizione qui per Atletico Malò, battuta velocemente da De Angelis. Caronesi prova il tiro, la palla scheggia al palo alla sinistra al posto del portiere, quindi porta stregata. Ancora Zucco ci prova su punizione sul fine del tempo, tira ancora una volta centrale. Sul secondo tempo in campo per Atletico Malò Caiffa, Caspoli e Celeste. Caiffa che si presenta con una punizione, finalmente di sinistro respinto dal portiere, tiro ancora una volta purtroppo centrale. Caspoli che invece non si presenta al meglio, riceve palla da Landa ma scivola, da via al contropiede del Lido Thermo Center. Numero 4 è bravo a difendere il pallone, a offrire l'assist per il numero 5 a correte delle tre vie che con un destro fulmina Landa in avvio proprio nel secondo tempo, quindi Lido Thermo Center in vantaggio 2-1 al quinto minuto. Atletico Malò che con le pari sposta Celeste in difesa e ritorna Zucco di punta, qui il tiro però ancora di Lido Thermo Center, con Landa che respinge in due tempi e in occasione di questa azione subisce un colpo al costato Caspoli che dovrà lasciare il campo quando siamo giunti all'ottavo minuto per far rientrare il numero 21 Caronesi. Prova ancora Atletico Malò, grande numero di Celeste che offre palla Zucco il sinistro, però è a lato. Il Thermo Center che in questa fase della partita non trova un gran gioco, lancia in unghi ma spesso preda della difesa Atletico Malò che non ha un gioco velocissimo ma una buona e fitta trama di passaggi. Vedete qui Caronesi che riesce a smarcare Celeste, il tiro di destro però è troppo angolato e la palla finisce a rete. Qui su una rimessa laterale Caif è bravo a recuperare, a guadagnarsi un fallo. Battuta rapida da Chegia che libera Celeste dal limite con un destro preciso, infila il pareggio con la mancano ai 5 minuti, grande esultanza per l'Atletico Malò.
che proverà a portare a casa l'intera posta, ma l'occasione più ghiotta è sui piedi del numero 5 che sul sviluppo di un calcio d'angolo trova la conclusione, ma Land è bravo a rimediare il calcio d'angolo. Ancora il 5 che riproverà. La maionese, che troppo spazio forse per l'attaccante, ma il tiro un po' la testa centrale mi controllato, ma Land. Partita finisce 2-2, un punto a testa per iniziare la terza fase.